Cohen Mortier, regista belga di Ex-Drummer, suo nuovo film 20 Second of May. Cosa succede il 22 maggio? Un'esplosione in un centro commerciale. Testimone oculare, il custode che cerca di salvare quante più anime possibili. Si parla di anime proprio perché il film è un lungo flusso di coscienza da parte dei fantasmi, delle vittime di questa esplosione causata da uno qualunque, da una persona frustrata, arrabbiata col mondo. Il film è difficile da seguire ma costruito benissimo, si sviluppa nel passato e nel futuro e in quello che sarebbe stato delle vite delle vittime appunto dell'esplosione. Loro cercano di comprendere perché sia avvenuto tutto ciò, che cosa avrebbero potuto fare per risolvere poi i loro drammi umani, perché in realtà poi è lo stratagemma per raccontare delle piccole storie. Un po' Lost come struttura, ma molto più animista, un po' Magnolia, ma molto più complesso come narrazione, anche se si svolge in un ambiente più ristretto, no? Insomma, fantastici rallenti che creano questo valzer distruttivo dell'esplosione. Un film venuto molto bene, forse a tratti difficile da comprendere, però se si dà abbastanza tempo alla narrazione, a seguire la narrazione, si ha un ottimo risultato, molto buono, ancora una conferma con Mortier, ancora una conferma in cinema belga.